Dopo aver perso la mia vacanza programmata da tempo, ho deciso di organizzare un tour grazie ai social. Sono passato da Salerno, Matera e Polignano a Mare e adesso inizia il quarto giorno. Grazie. Ciao. Mi dai una mano a caricare? Giorno 4. Oggi sono un po' meno decomposto di ieri, ma sono comunque finito dentro perché mi fa male un dente. Non ho dormito questa notte. E adesso ci spostiamo a Ischia. Siamo al traghetto per Ischia, siamo arrivati a Napoli. Siamo poco carichi e se non stiamo sudando. Tu stai sudando? Io non sto sudando, ma non ho mai sudato in vita mia. Cioè, ho proprio dimenticato che cosa significa. Fate i videomaker. Fateli, che è leggero. Posso chiedere a te per un biglietto? Ischia. Ho scelto Ischia come ultima destinazione del mio tour perché pochi giorni prima c'era stato un terremoto e sui giornali si leggevano titoli del tipo Ischia rasa al suolo dal terremoto. Andrea, il ragazzo che ci ha invitato, ci ha spiegato che in realtà, a parte alcune case, non era così devastata la situazione. Andrea voleva raccontare tramite il mio canale quanto fosse stata ingiusta questa mossa dei media verso la sua isola. Perfetto. Questo lo mettiamo dietro. Quello che in realtà è successo è stata sì una scossa di magnitudo 4, ma sotto terra, nella parte alta dell'isola, una delle parti un po' più vecchie, un po' più abbandonate, i media hanno fatto passare come l'isola è sottoterra, lì non si può più stare, c'è stato un allarmismo esagerato. Ma, esatto, ma non è crollata l'isola. Andiamo sul faro di Ischia, l'unico faro di Ischia che si vedrà un tramonto spettacolare, abbiamo tutta l'isola sotto. Però il problema è arrivarci, cioè ci proviamo. Ed è a doppio senso, cioè chi è il folle che la fa a doppio senso sta strada? Raga, questa cosa si mette in reverse ed è il panico. Open up lì, ed è strever ritmi, mi sa so cazzo che... Si sale, siamo per andare in un punto super tramonto, super drone. Qui ci dobbiamo fermare. Ma dove siamo? È finto. In un luogo fatto d'oro. Era iniziato con porterò la tenda e dormirò nei vostri giardini e poi siamo finiti così. Avevamo dormito nella stanza di Francesco a Salerno, in una casa semivuota a Matera ospitati da Mario e in un ex mattatoio ristrutturato grazie a Valeria e Francesca. Ora Andrea ci metteva a disposizione una stanza dell'albergo di famiglia. Io continuo a pensare che siate tutti matti. Al web. Andrea ci ha fatto fare un giro dell'albergo, raccontandoci che lo avevano costruito i suoi nonni. E la cosa fica è che percepivo quanto fosse orgoglioso di raccontarmi la storia di quel posto. Qui sono le vigne. Il vino che avete bevuto voi prima veniva da qui. È questo il vino. Eravamo arrivati all'ultimo risveglio di questo tour. Ora avevamo due opzioni: dormire fino a tardi e poi buttarci su una spiaggia a smorfinare, oppure svegliarci prima dell'alba, come ci aveva suggerito Andrea, per poi andare a riprendere l'alba. Indovinate che cosa abbiamo scelto. Ore 5:30. Lui si è appena pentito di averci suggerito di andare a vedere un'alba bellissima. No, non ve ne pentirete. Da una barca. Sta a far cinema? Sta a far cinema, pazzesco. A Ischia non ci sono semafori. Purtroppo, anzi no, per fortuna non è come Roma. Piacere, Matteo. Matteo, piacere. Tu sei un eroe. Sì, sei veramente un eroe perché ti sei svegliato adesso per questa cosa ed è incredibile. Allora, l'idea adesso è che io mi metto qua su questa piattaforma e faccio decollare il drone per acchiapparmi l'alba dall'alto. Nel frattempo loro prenderanno una barca a vela
che li porta a fare il giro del castello e arriveranno qua davanti a me. Più o meno, E io sento proprio la fissa che sale come poco. Senti? Madonna, io forse vorrei essere il drone in questo momento. Vorrei essere il drone. Esattamente qui di fronte. Ah, ok, quindi sì. Il rosso, però non si vede ancora niente. Veramente una fissa clamorosa. Spettacolare, cioè ne è valsa veramente la pena di svegliarsi così presto per fare questa cosa. Grazie mille, arrivederci. È bello, tra l'altro in tutto ciò siamo arrivati che non c'era nessuno e adesso piano piano stanno arrivando tutti i vari pescatori, tutte le persone qua del posto, quindi è, non lo so, io sto in una fissa clamorosa. Questo Azzi! No! Azzi! Aspetta, devi star calmo! No, sì! No! Azzi! No, t'ammazzo! No, sì! Oh, no! Ma hai capito? No! Stavo per cagarmi addosso! Io forse mi sono cagato addosso! Ah, perfetto! Sto morendo, sto addormentando! Non sai chi sei! Grazie, veramente! È stato incredibile il tuo coraggio! Ciao! Giustamente, Andrea ha capito che siamo un po' stanchini. E proprio per farci vedere che l'isola non è rasa al suolo dal terremoto, ma è bella viva, ce lo dimostra portandoci alle terme. Terme che affacciano sul mare. Facciamo vedere la mappa. Comunque ci stai viziando, te lo dico. Ci stai proprio viziando. Questo posto è bello grande, speriamo di vederlo tutto. Abbiamo poco tempo perché Matteo fa i viaggi brevi e non va bene. Davvero. Tu e il freschello, ma non troppo. 30, 32, 34, 18, 38. 18 siamo sotto. Io direi buttiamoci qua per ora. Io me l'accollo. Dai, buttiamoci qua. Questo tour è giunto al termine. Sono stati 5 giorni carichi di colori fichissimi, posti incredibili, ma soprattutto persone. È stata una vacanza organizzata in poche ore, ma il risultato, grazie a voi che ci avete supportato, è stato molto più figo di quello che mi aspettassi. Quindi veramente grazie anche a chi mi ha semplicemente risposto su Instagram mentre pianificavo il mio itinerario. Ora sarebbe figo rifarlo, io non so quando, non so come, ma troverò un modo. Famo diventare sta cosa un format bello strutturato per il canale. Quindi se avete delle idee per degli altri luoghi da vedere, scrivetemeli nei commenti qua sotto. Come ultimo ringraziamento voglio invitare qui a salutarvi tutti quanti il mio compagno di avventure, Matteo Coltello. Matteo, sei troppo alto, esatto. Niente, salutiamo. È finito. Sono passati 3 mesi dall'estate e sei già finito. Non sono ancora ripreso. Madonna, sì, è devasto.
A questo punto concludiamo con la prima immagine che avete visto di questi video.